Ciao, buonasera a tutti amici di Made in Vino. Questa sera assaggiamo per voi la Grain Gris, la riserva di Terlano. La Grain in purezza, DOC del Sud Tirol, azienda favolosa, come andremo a sentire. E questa settimana, questo mese ve lo proponiamo come nel pacchetto Dolce Vita. Andiamo ad assaggiarlo, Cristian. Certamente. Ah, un bellissimo 2009. Cosa dice? Colore meraviglioso, rosso rubino, bello intenso, la grena, questi colori molto molto scuri e impenetrabili, come questo riflesso violaceo. Vernicerei la mia macchina con questo vino. Questo è veramente interessante. Sì. È un colore che colpisce, cioè ti invita già a berlo soltanto dal colore. Con una di corpo. Sentiamo dal naso che sentiamo questa erba, questa spezia, un vino che invita tantissimo. È davvero invitante, erbaceo, speziato. Il pepe. Lo senti il pepe? Lo sento. Bello intenso, molto persistente. Sento note di smalto insieme a quella al fruttato che è comunque tipico. Anche, esatto. Andiamo a sentire com'è il gusto. Molto secco. Caldo, morbido, un vino elegantissimo, già pronto, pieno. Esatto, sentiamolo già pronto subito, sì. E io lo sentirei anche tra un po' di anni. I vini Terlano sono sempre molto longevi, quindi sì. Sono belli perché sono immediati come questo vino, ma sentendoli negli anni danno sempre delle ottime sensazioni. Tutto torna al naso quando l'ho assaggiato in bocca e direi anche che questo vino così prezioso in bocca, è pronto subito, 10-15 minuti prima di berlo, una volta aperta la bottiglia, e lui inizia ad esprimere un mondo intero. Come non bisogna avere fretta a berlo, nel senso di poter aspettare, anche nel bicchiere lasciamolo un po', sì. Ci mangiamo un bel filetto di porcini. Fantastico, ottima idea, direi anche come temperatura di servizio 12-14 gradi, e amici di Made in Vino, bellissima serata. Cin. Grazie.